I Pink Wolf continuano a sperare, stasera sono diretti in pullman a Montichiari in occasione del match della nazionale, esporranno il caso Piacenza. Abbiamo avuto diversa solidarietà da parte dei tifosi delle altre squadre di volley femminile e quindi cerchiamo di metterci in mostra per insomma, proviamo sempre a mettere la mano sul nostro cuore e speriamo che anche il presidente Antonio Cercello magari possa mettere anche lui la mano sul cuore. Per noi è importante avere una squadra da tifare, non ci interessa la Champions o grossi obiettivi, basta continuare a portare avanti il nome del nostro gruppo, della nostra squadra e della nostra città. Intanto parla anche Stefania Sanson, se penso alla fine di questa esperienza mi vengono i brividi, qui a Piacenza lascio il cuore, per me i tifosi erano e sono amici con cui resterò in contatto, penso che la squadra sia riuscita in un'impresa incredibile, perché vincere è difficile, rivincere è da campionesse. Sulla parola chiudere mi vengono i brividi, perché la parola chiudere mi fa pensare a tutte le cose che si sono sentite negli ultimi giorni, vere o non vere, o di una verità che poi potrebbe cambiare o non cambierà. Questo purtroppo non riguarda più l'atleta Stefania Sanson, ma riguarda la persona Stefania, perché non è solo modo di dire che a Piacenza ci ho lasciato il cuore, è perché penso che la famiglia Cercello e la famiglia Rebecchi hanno fatto moltissimo per questa città soprattutto negli ultimi 2-3 anni. E, lasciami passare questo termine, senza di loro forse la città di Piacenza sarebbe stata un po' noiosa. È un fiume in piena, quindi il Libero, che a libertà.it e a Telelibertà traccia un bilancio delle due stagioni nelle fila della Rebecchi Normeccanica. Sanson non ha svelato la sua prossima destinazione pallavolistica, ma è certa di avere tra le mani un ottimo biglietto da visita. È grande il suo dispiacere per la decisione di Cercello e Rebecchi di abbandonare lo sport a Piacenza, anche se secondo la giocatrice nella vita nulla è definitivo e tutto ritorna. Infine il sindaco Paolo Dosi fa sapere di aver nuovamente contattato il presidente onorario Antonio Cercello per chiedere di proseguire il trionfale cammino intrapreso nel Volley Rosa.